esibire il proprio corpo. Vedete una paginata intera, guardate cari. Corriere della Sera, martedì 5 aprile 2016, e Chiara Mazzioletti, guardate un po', che roba, guardate che spettacolo cari amici, guardate che meraviglia, è una meraviglia o no questa paginata, guardate che bella questa bella ragazza, guardate che roba, guardate voi che roba, guardate che roba cari amici, guardate che roba, vedete qua, beh, io l'ho letto questo articolo, l'ho letto, non c'è mica la risposta, qua c'è la domanda, esibire il corpo è un segno di forza, mica c'è la risposta, e allora la devo dare io la risposta, cari amici, come al solito, la devo dare io, e esibire il corpo, ma diciamo che il corpo lo esibisce, tiene le condizioni di esibirlo, per esempio se io qua mi spogliassi nudo mi spogliassi, tutti gli avventori di questo bar, che è il bar Malù, alla Garbatella, si trova tra l'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Costantino. Se io qua mi spogliassi nudo, gli avventori cadrebbero tutti in adorazione del mio corpo. Anche se io ho 7-6 anni, 7-6, sono bellino, vero? Ma io sono questo qua soprattutto, sono questo qua e anche questo qua. E beh, capito? Dice esibire il proprio corpo è un segno di forza. Ma come? Ma chi è che te l'ha data la laurea a te, Chiara Mazzioletti? Ma non lo sai che il proprio corpo lo può esibire soltanto uno che può farlo? Uno che può farlo, mica tutti lo possono esibire il proprio corpo, Chiara Mazzioletti. Capito? Ma magari, tant'è vero che i teologi ci hanno spiegato che quando ci sarà il giudizio universale e le anime scenderanno giù a prendere il proprio corpo, perché il corpo poi si presenti a Dio, quale corpo però? Quale? È il corpo glorioso. Sì, sono stati teologi a coniare la locuzione corpo glorioso, perché di certo il Signore non vuol vedere dei corpi brutti, e quindi ogni anima scenderà giù a prendere il proprio corpo, ma in quella occasione il corpo diventerà un corpo glorioso, parola di teologi, non si scherza con i teologi cari amici, beh. E allora, ma che cosa scrivi? Oh! Ma chi te l'ha data la laurea? E Chiara Mazzioletti, mica tutti ce l'hanno un corpo glorioso, e mica tutti ce l'hanno un corpo glorioso su questa terra, sono pochissimi che hanno un corpo glorioso. Io sono uno di quelli, per esempio, capito? Guarda qua, Chiara Mazzioletti, io lo posso esibire al mio corpo, capito? Ma mica tutti se potrebbero permettere di spogliarsi nudi in un bar e vedere gli avventori inginocchiarsi per adorazione. Il corpo lo esibisce chi può farlo, Chiara Mazzioletti, sono pochi quelli che lo possono esibire il corpo, l'anima non la si vede, l'anima non la si vede, non la puoi esibire, l'unica cosa che puoi esibire è il corpo, ma se ci sono le misure adatte, capito? Se ci sono le misure adatte, i bronzi deriaci lo potevano esibire il loro corpo, Chiara Mazzioletti, ma dai Chiara Mazzioletti, segui questa web tv on demand e anche tu imparerai a scrivergli gli articoli, Chiara Mazzioletti, tu non lo sai Chiara Mazzioletti, ma io Serafino Massoni sono azionista di RCS Media Group e non mi piace, sai, che tu scriva queste cose qua, non mi piace, esibire il corpo, un segno di forza, ma no, dove scrivere l'articolo, il corpo lo può esibire solo chi ha le misure adatte, capito? Va bene cari amici, non so se mi avete capito, A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni. Eccomi qua che c'ho il riverbero del sole, anche il sole qua che mi bacia.